Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un interessantissimo saggio di Virtus Zaliot sulle teste nel Medioevo, storie e immagini di capelli. Quindi parliamo di acconciature, è davvero un argomento molto, molto, molto interessante. Pubblicato da pochissimo dal Mulino, sono 288 pagine per 26 euro. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro ospite e lascio subito la parola alla professoressa che ci parla di capelli nel Medioevo. A lei la parola, prego. Ecco, grazie, ben trovati a tutti. Parleremo di acconciature, ma anche di capelli disfatti, cioè dei capelli in tutte le loro declinazioni. Perché dei capelli? Perché sono la parte del corpo che probabilmente reagisce più istantaneamente, più in fretta a quelle che sono le sollecitazioni ambientali e anche esistenziali. Provate a pensare come i capelli registrano quando siamo stressati o registrano quando viviamo una giornata di vento, più di qualsiasi altro elemento corporeo. Così come i capelli sono l'unica parte del corpo che possiamo conformare con istantaneità e anche con reversibilità. Possiamo comporli, tagliarli, falsificarli. E questo è sempre stato vero. Io mi sono occupata del Medioevo, ma come forse riuscirò brevemente ad anticiparvi, ho affrontato gesti, situazioni, condizioni che ancora ci riguardano, che giungono sicuramente fino a noi. Perché questa variabilità e questa reattività dei capelli li ha resi sempre particolarmente significativi, particolarmente espressivi. Cosa significa? Che i capelli in fondo parlano di chi siamo e di che cosa stiamo vivendo, di qual è il nostro stato sociale, di qual è la nostra condizione. E tutto questo era ancora più intenso nel Medioevo, dove consentivano di distinguere il giovane dal vecchio, il ricco dal povero, il vicino dallo straniero, ed è proprio di questo che mi sono occupata, andando ad osservare come la condizione dei capelli e l'aspetto dei capelli denota e connota i personaggi, tanto da essere un indizio fondamentale per descrivere le persone, tanto nella letteratura che nell'arte. Nel libro ho affrontato diverse declinazioni, quindi dalla condizione dei capelli, quindi mi sono occupata dei colori e del significato che i colori assumono nei diversi personaggi o nei diversi gruppi. Mi sono occupata dei capelli della donna, cioè di come i capelli e la condizione dei capelli diventino un attributo di genere. Mi sono occupata di capelli anche trascurati, dei capelli quindi tutt'altro che acconciati. E poi dei gesti che coinvolgono i capelli, quindi il significato dello strapparli, dell'esibirli, del tagliarli. Quindi dell'accorciarli o di cambiare vistosamente la pettinatura. E infine di tutti quei gesti che utilizzano i capelli quasi come una maniglia per poter aggredire, trascinare, sollevare, bloccare. Quindi i capelli diventano i protagonisti appunto di queste ricche valenze, di questi gesti, che ovviamente nel libro sono poi anche illustrati, dimostrati, perché utilizzo come testimoni prevalentemente dei brani letterari e delle immagini. Qui non posso farvi vedere le immagini e quindi vi invito poi magari andare a vederle in diretta, perché diventano, come dire, esemplificative, diventano significative. Ecco, con questa particolarità sono
immagini che portano alcuni esempi noti, altri meno, perché il linguaggio dei capelli è un linguaggio iconografico diffuso e quindi alcune delle cose che analizzo le ritroverete, ciascuno di voi potrà ritrovarle che ne so, negli affreschi della chiesa vicina, perché non riguardano soltanto il capolavoro, sono davvero un linguaggio dei capelli diffuso e condiviso. Quindi ci sono questi diversi temi e il primo capitolo è dedicato al significato, alla valenza del colore dei capelli. In genere le fonti, che siano cronache, che siano fonti letterarie, che siano fonti iconografiche, non citano il castano. Non citano il castano perché nel nostro ambito geografico è banale, è un colore non notato e non notabile e quindi è poco degno di attenzione. Invece alle figure rilevanti vengono solitamente assegnati i capelli biondi, neri o rossi. Quindi si segnala un'eccezione cromatica, dove l'eccezione cromatica però si fa veicolo di un'eccezione esistenziale, di un'eccezione di ruolo. E quindi non è una classificazione di tipo etnografico. Il biondo non è biondo perché è nordico, è biondo perché il biondo diventa in qualche modo un marchio corporeo di eccellenza. Il biondo caratterizzava l'élite comportava una bellezza che non era soltanto una bellezza fisica, ma una bellezza concreta fisica che portava, che esplicitava, esternava una bellezza etica, una bellezza morale. Ed è per questo che sono bionde le dame cantate dai cavalieri, le donne di cui si innamorano i poeti. Pensate Laura, quante volte Petrarca celebra il biondo dei capelli di Laura dal loro primo incontro fino ad oltre la morte. Pensate nell'iconografia come sono clamorosamente biondi dei santi, pur di origine africana, e come la Madonna stessa sia pensata prevalentemente bionda. Persino le Madonne nere, che sono queste sculture in cui la pelle è scura, hanno questa capigliatura incredibilmente bionda. Ecco, il biondo perché? Perché luccica, perché il Medioevo ama le superfici materiali che brillano e quindi il biondo diventa una sorta di oro incarnato, diventa una sorta di luce incarnata. E del resto, pensate come a tutt'oggi il biondo abbia questa pare preferenza. Il film con Marilyn Monroe, gli uomini preferiscono le bionde e non so se andate a vedere la Barbie è nata nera, ma per la più grossa percentuale è stata prodotta bionda, quindi è un qualcosa che ancora ci riguarda. Di contro il rosso e il nero denotavano invece il malvagio, il cattivo. Il rosso, il nero opaco però, perché il rosso lucido, luccicante era altrettanto apprezzato. Il rosso denota malvagità e tutti ricordiamo il povero rosso Malpelo, ma nel Decamero, per esempio, è rosso Frate Cipolla, quindi il predicatore imbroglione. Oppure, non so, Matilde di Canossa era rossa di capelli e per questo ovviamente una valutazione da parte dei detrattori depravata, sessualmente depravata. Credo sia facile immaginare il valore del bianco che ancora ci riguarda e che riguarda qui il nostro Maurizio, no? Il bianco che cos'è? È utilizzato non soltanto per indicare un'anzianità anagrafica, ma in qualche modo una saggezza, no? In quanto il colore di una vecchiaia vissuta come autorevolezza, no? Quindi è bianco il nostro San Giuseppe di cui si deve sottolineare la vecchiaia.
ma anche figure astratte, per esempio la personificazione del buon governo negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Siena. Quindi i colori e oltre i colori poi la valenza dei capelli femminili, il forte significato dei capelli femminili che dovevano essere lunghi. I capelli della donna sono stati di necessità lunghi e nel corso del lunghissimo Medioevo, ma anche prima e anche dopo, la lunghezza era condizione stessa della femminilità. Una donna con i capelli corti era percepita come non donna. E nel lunghissimo Medioevo sono rimasti quindi lunghi con la scriminatura centrale, senza frangia. E sembra strano, ma è cambiata più ripetutamente la foggia dei capelli maschili, ma quella delle donne è rimasta invariabilmente così, seppur poi composta in modo variabile. Quindi la lunghezza come condizione stessa della femminilità, quindi elemento fondante della bellezza femminile, e questo ovviamente va poi a dare particolare valore, per esempio, alla rasatura dei capelli femminili, che significava togliere la femminilità stessa. E qui pensate anche solo all'incipit di Levi nel brano introduttivo a questo uomo, dove dice, pensate se questa è una donna senza capelli e senza nome, quindi senza capelli quasi una donna non è donna. Quindi ho analizzato appunto come la lunghezza dei capelli viene talora esibita, viene regolamentata. Probabilmente tutti vi ricorderete come le nostre bisnonne mai sarebbero uscite di casa senza il fazzoletto da testa, e infatti a lungo nel Medioevo, per esempio, le donne maritate dovevano uscire di casa nascondendo i capelli, raccogliendoli e nascondendoli, mentre era concesso alle giovani uscire di casa con i capelli sciolti. Oppure la lunghezza distingueva il rango stesso delle donne, per esempio i capelli lunghi, lunghi, lunghissimi erano riservati alle elette, anche perché erano più difficili da mantenere, da curare, ed erano d'impiccio. Le donne che lavoravano li raccoglievano e li velavano, non tanto in ossequio per motivi morali o per ascoltare San Paolo che ordinava alle donne appunto di raccoglierli, ma banalmente per comodità. Mi sono occupata poi del variare delle acconciature e quindi, pur restando invariabilmente lunghi i capelli femminili, sono stati nel Medioevo diversamente composti, ma altrettanto vanitosi sono sempre stati gli uomini, e l'iconografia ci descrive degli uomini, persino dei chierici che sembrano appena usciti dal parrucchiere, che non hanno un capello fuori posto. La valenza però poi era abbastanza diversa, perché se i capelli belli, folti, ricchi contribuivano alla bellezza della donna, per l'uomo assumevano altri significati ed altre valenze. Per esempio, soprattutto nell'alto Medioevo, si riteneva che nei capelli risiedesse la forza, e quindi l'abbondanza di una chioma maschile era di per sé una garanzia, un segno, una dimostrazione di forza e di virilità. E questo ancora sottolinea come la rasatura fosse non solo infamante, ma per l'uomo addirittura invalidante, perché gli sottraeva parzialmente quella che era appunto la sua forza, la virilità stessa. Mi sono poi occupata dei gesti che coinvolgono i capelli, e quindi dei gesti del dolore. Attraverso i capelli
con gesti che sono antichissimi, quasi atavici, attraverso i capelli si urla, si esterna una disperazione intensa. Per quanto riguarda le donne, nel lutto, per esempio, le donne velavano le chiome, anche le donne maritate, quindi toglievano il velo, scioglievano i capelli e li tormentavano. Era il segno stesso, era proprio l'azione stessa che gridava il dolore femminile. Già negli antichi, nei vasi greci arcaici, si vede come le donne portino le mani ai capelli. È una pratica che è giunta fino al secolo scorso e che talora veniva addirittura praticata da delle professioniste, le prefiche che assistevano ai funerali e appunto urlavano il proprio dolore tormentandosi le chiome. Ecco, anche questo rientra ed è ripetutamente descritto sia nella letteratura che nell'arte. Anzi, nell'arte diventa l'indice più evidente della situazione difficile che una donna sta vivendo. Non so, negli episodi in cui una madre vede e vive l'infortunio di un figlioletto, infortunio che in genere precede il miracolo di un santo, altrimenti non avrebbe motivo di essere raccontato. Ecco, che cosa succede? La prima cosa che la madre fa è di togliere il velo e di sciogliersi i capelli. È evidente che nella realtà non sarebbe la sua prima preoccupazione, ma in un contesto iconografico è il segnale chiaro, inequivocabile del dramma che sta avvenendo. Senza questo particolare sarebbe più difficile leggere quella che è davvero la temperatura emotiva della scena che abbiamo di fronte. È un gesto prevalentemente femminile, ma praticato anche dagli uomini, seppur in contesti diversi, cioè le donne praticavano il tormento dei capelli per dichiarare un dolore, diciamo per urlare, per piangere un affetto infranto, quindi un marito, un figlio. Mentre per gli uomini il tormentarsi e lo strapparsi i capelli aveva un valore più di tipo sociale, a volte anche politico. Era una sorta di urlo comunitario con cui si esprimeva l'appartenenza, per esempio, a una fazione appunto politica. Ci sono poi il gesto di tagliare i capelli, che ancora oggi è significativo. In genere, quando uno di noi decide di cambiare in modo vistoso la pettinatura, è un'azione che esprime in qualche modo una discontinuità. Ecco, nel Medioevo questa valenza era ovviamente più intensa e sono tantissime le storie di tagli di capelli che davvero modificano la vita delle figure, talora imposti anche con violenza, altre volte invece come una scelta coraggiosa. Sono tantissime le vicende, le storie di donne che tagliano i capelli per fingersi uomo o per fuggire dagli uomini. Per esempio, sono moltissime le sante che per fuggire un matrimonio si nascondono in un monastero maschile e l'unica, come si può dire, camuffamento, l'unica variabile corporea che si cita è il tagliare i capelli, cioè basta il tagliare i capelli per apparire uomini, così come ci sono poi esempi, casi clamorosi, tutti ricordiamo Giovanna d'Arco, ma è una delle molte donne che tagliarono i capelli per nascondersi e per praticare un'attività percepita come maschile. A Giovanna d'Arco la lunghezza dei capelli fu poi uno degli elementi che le vengono rinfacciati nel corso del processo.
Ed è significativo, se voi andate a vedere le raffigurazioni di Giovanna d'Arco, come nonostante siano noti i suoi capelli corti, venga raffigurata spesso anche sul rogo con i capelli lunghi, con un errore storico clamoroso che ancora conferma come la donna non sia percepita come donna se non con i capelli lunghi. Ma poi ci sono altre vicende, per esempio, non so, Santa Caterina da Siena, che destinata dalla famiglia al matrimonio, si taglia i capelli e scoppia un dramma familiare, perché a questo punto questa giovane ragazza non aveva più valore, perché contribuendo i capelli alla bellezza femminile, il reciderli significava perdere totalmente quello che era il valore anche economico di una giovane donna. E infatti la famiglia la reclude in casa, viene picchiata e gli si dice: tanto i capelli ti ricresceranno e necessariamente dovrai adattarti. Ricordiamo però anche Chiara, che fugge dalla famiglia, entra nella comunità di Francesco attraverso cose, qual è il segno? Il taglio di capelli. Del resto, la monacazione stessa, quindi l'ingresso in monastero, era tutt'oggi segnato dal taglio dei capelli e dall'assunzione del velo. Altrettanto, comunque, per quanto riguarda gli uomini, soprattutto nel primo Medioevo, dove appunto la lunghezza dei capelli aveva questa capacità espressiva, era quindi una formalizzazione del potere, esternava la forza del potere. C'è il famoso episodio in cui si chiede a una regina, riportato da Gregorio da Tours, di scegliere tra due opzioni: ha in affidamento i figlioletti, i figli del figlio che è mancato, che è stato ucciso, e i due figli che vogliono eliminare, diciamo, le pretese, le giuste pretese dinastiche di questi due bambini, chiedono alla regina: che cosa vuoi che si faccia di questi due piccoli? O li uccidiamo o tagliamo loro i capelli. È un'opzione tremenda. Però che si mettano insieme queste due cose già di per sé è significativo. Quindi tagliare i capelli o ucciderli sono poste come due possibilità equivalenti. E cosa per noi inconcepibile, questa Clotilde, che cosa decide? Tagliate loro i capelli, perché nella lunghezza dei capelli c'era la regalità, perché questi sovrani franchi avevano i capelli più lunghi di tutti gli altri uomini, d'accordo? Quindi diventa davvero un qualcosa di estremamente significativo, e qui possiamo ragionare sulla valenza invece della rasatura, che del resto è una cosa che ci riguarda, perché di poche settimane fa la fotografia sui giornali della rasatura imposta ai piccoli ladri in Afghanistan è stata reintrodotta come un marchio corporeo molto vistoso, non doloroso, ma molto vistoso e quindi infamante. Abbiamo visto appunto come ai piccoli ladri sia praticata una striscia, una rasatura che li marchia come segno di infamia. Per questo dicevo che sono segni, che sono simboli che ancora spesso ci riguardano. Poi dicevo che per i capelli si sollevava, si trascinava, in gesti soprattutto violenti, ma non soltanto violenti. Per esempio il Medioevo, ma non solo il Medioevo, anche la Bibbia ci racconta di figure portate in volo attraverso i capelli, quindi da Abacuc, che è portato in volo dall'angelo, brincato per la chioma, ad altre tante storie. Non so, il piccolo è uno dei miracoli di San Benedetto, anche se è un miracolo indiretto, del bambino presente
nel monastero che stava affogando in un lago e che viene brincato per i capelli e viene salvato. E anche in merito a questo ci sono tante, tantissime storie, così come i lunghissimi capelli femminili diventavano una comoda maniglia per esercitare una violenza di genere. E ahimè, anche qui capita ancora che la cronaca ci racconti di donne che sono trascinate per i capelli. Per i capelli erano appesi i martiri, anche in questo caso soprattutto le donne, no? Per i capelli venivano trascinati i prigionieri. E quindi anche qui diventa davvero, c'è un lessico molto ricco e una sintassi molto precisa e molto ben strutturata, che dicevo giunge fino a noi. Mi sono occupata anche del valore dei capelli recisi, no? Anche sono tante le storie in cui un capello o un ciuffo di capelli diventa reliquia, diventa un dono d'amore, diventa un segno, non lo so, secondo una leggenda, la Madonna avrebbe inviato una lettera agli abitanti di Messina chiudendola, sigillandola con un suo capello, con alcuni suoi capelli che ancora sarebbero conservati nella cattedrale di Messina, o non so, il capello biondo che la rondine portò a Marco e che bastò per farlo innamorare di Isotta, o sto pensando all'uso che ancora oggi si fa dei capelli recisi, perché i capelli parlano della persona che li ha a suo tempo portati. Pensate ad Auschwitz, come sia un pugno nello stomaco vedere le cataste di capelli che sono stati recisi agli internati e che davvero ancora sono, come dire, una reliquia davvero non solo del corpo fisico, ma della storia di queste persone, e quindi continuano a parlarci. E sul valore identitario dei capelli, pensiamo a quante sono le riflessioni che ancora riguardano i tempi più vicini. Non so, la mia mamma aveva le trecce, tutte le giovani avevano le trecce, e nel Novecento la modernità femminile in che cosa si è espressa? Tagliamo le trecce e facciamola permanente. E poi però negli anni 60 le donne hippie che cosa hanno rivendicato? Il diritto di portare i capelli lunghi e al naturale. Pensate, che ne so, ai capelli di Bob Marley, pensate ai punk, pensate al ragazzo che chiamava Beatles e Rolling Stones, che a un certo punto i capelli lunghi non ho più. Pensate come all'inizio del lockdown uno dei problemi delle persone è stato di non poter andare dal parrucchiere. Ci sono molte persone per cui questo è diventato davvero è banale, ma un grosso problema. Sono particolari che confermano come abbiano questa forte capacità di rappresentarci come dire, parlare di noi, inserirci in un gruppo, esprimere una convenzionalità, un'eccezione, una discontinuità, un'alterità, un'esclusione. E per questo mi sono occupata di Medioevo, ma credo sia qualcosa che travalica il Medioevo, che giunge molto molto vicino a noi e che ancora ci riguarda. È davvero affascinante, che è un termine, fra l'altro, che ben si collega, no, al tema dei capelli. Ed è curioso vedere la loro evoluzione, che è fatta per passi avanti e passi indietro, no? Perché si passa dai capelli corti ai capelli lunghi, dai capelli sciolti ai capelli mantenuti, quindi veramente un punto di osservazione del tutto particolare su un'epoca che per molti versi continua ancora oggi, no? Quindi
E che è la più bella in assoluto, perché io dico sempre ai miei studenti: io ho la storia del latte più bella di tutte. Vabbè, se poi la analizziamo appunto dal punto di vista dell'arte, della cultura, dell'architettura, credo che non ci siano Io confronti. sono spudoratamente di parte, Ma ovviamente, no? no, non lo dica a me che ho fatto un'associazione che si chiama Italia Ci Medievale, no, non capiamo benissimo, direi. perfettamente. Benissimo. Allora, io intanto ricordo il titolo del libro, così invito i nostri ascoltatori ad andarlo a comprare. Sulle teste nel Medioevo, storie e immagini di capelli di Virtus Zaliot, appena pubblicato. Zallotta, senza la Y, Zallot, Zallotta. Zallot. Io con i cognomi ho sempre dei problemi, a parte che con la vista, perché vabbè. E comunque pubblicato da pochissimo dal Mulino, 288 pagine per 26 euro. Io vi invito ad andare ad acquistarlo perché sicuramente troverete tante, tante storie da conoscere, da approfondire, che vi porteranno nel fantastico mondo dei capelli. E quindi non posso che ringraziare la nostra ospite per avercene parlato, ricordando a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e dando appuntamento a tutti per le nostre prossime videopresentazioni. Grazie ancora, Virtus, di questa bella chiacchierata. Grazie a tutti voi e alla prossima. E l'allegrezza del parlare d'amore.